Si evidenzia una volontà del settore di intraprendere una strada verso una maggiore sostenibilità dei prodotti. Principalmente ho notato, insomma, l'accento su innovazione tecnologica, riciclo e anche riduzione della pericolosità di alcune sostanze utilizzate nella produzione, per esempio gli additivi, che sono un tema molto importante da questo punto di vista. Ritengo che la strada sia quella giusta. Il Ministero Ambiente, nell'elaborare i criteri ambientali minimi, e per tutti quei prodotti in cui ovviamente rientrano anche prodotti plastici e quindi anche in PVC, ha bisogno quindi di stabilire dei modi con cui le pubbliche amministrazioni possono garantirsi che il prodotto sia effettivamente sostenibile. Questo lo può fare utilizzando degli strumenti di verifica, per esempio dei marchi ambientali. Quindi credo che il percorso che Vinyl Plus sta facendo sia proprio quello di arrivare a uno strumento di questo tipo che dia garanzia di sostenibilità di un prodotto e quindi permettere alle pubbliche amministrazioni, nell'ambito di processi di bando pubblico, di verificare con facilità la corrispondenza ai criteri emanati dal Ministero.